Al via Napoli la seconda e ultima giornata dei lavori del G20, ambiente, clima ed energia, che vede riuniti i ministri dell'ambiente delle principali economie mondiali. Sul tavolo oggi arrivano le questioni più spinose, il clima e la transizione energetica, temi che registrano due fronti contrapposti. Da una parte Stati Uniti ed Europa, ricchi di capitali e di tecnologie che vorrebbero accelerare sulla decarbonizzazione e sul passaggio alle fonti rinnovabili per mantenere il riscaldamento globale al 2030 entro 1,5 ⁇ C. Dai livelli preindustriali. Dall'altra Cina, Russia e India che frenano su questo processo perché non possono rinunciare alle fonti fossili per alimentare la loro crescita. Ieri la giornata è iniziata con momenti di tensione. Attivisti no global e aderenti a movimenti ambientalisti e centri sociali hanno cercato di raggiungere Piazza Municipio e di entrare nella zona rossa, ma sono stati bloccati dalla polizia con un doppio cordone di agenti del reparto mobile in assetto antisommossa. L'incontro dei grandi del mondo, dedicato alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità, ieri si è concluso con una dichiarazione congiunta che per la prima volta ha riconosciuto l'interconnessione tra clima, ambiente, energia e povertà. Il documento contiene una visione ambiziosa, non era un passaggio scontato, finora erano settori considerati separati, ha spiegato il ministro della transizione ecologica Cingolani.